Gena torni in campo e lo fai in una partita così importante. Una partita, non dico fondamentale, ma importante, perché bisogna dare continuità a questa battaglia e speriamo di riuscire a vincerla. Poi indossare la maglia del Doria con tutti questi campioni sarà un motivo in più. Sì, è un motivo d'orgoglio in più naturalmente, avere la possibilità di trascorrere una sera con loro sicuramente è un motivo d'orgoglio in più, perché ci sono personaggi che vedevo in televisione quando ero bambino e che sognavo di conoscerli. Per fortuna ora abbiamo la possibilità di stare una serata insieme, tra l'altro per uno scopo importantissimo, lo ripeto ancora una volta, speriamo che esca una bella serata. Il pubblico in questo senso ha risposto in maniera positiva? Ha risposto in maniera importante, faccio i complimenti a tutti coloro che saranno allo stadio stasera, che saranno sicuramente sandoriani e genuani, quindi un grande complimento a tutte e due le tifoserie. Mazzarri giocherà? Non lo so, vediamo, ma sarà dura. Come mai? Fuma troppo il mister, quindi a parte le battute non lo so se il mister giocherà. Mi farebbe piacere vedere in campo anche lui, speriamo. È importante per una causa alla quale aderire senza batter ciglio. Sì, sì, assolutamente, una grande serata, una grande partita, soprattutto una grande festa per aiutare Stefano, per aiutare l'associazione, la Fondazione Borgonovo e la Gigi Ghirotti. E io sono contento che c'è stata una grandissima risposta da parte di tutta Genova per una causa così importante. La SLA, questa stronza, si può chiamare così, mette paura? Mette paura, un po' di preoccupazione, purtroppo quando si sentono queste cose, tutti quanti, quando magari ci si incontra giusto in queste occasioni, ci si fa qualche domanda. Io mi auguro che certe situazioni come quella di questa sera possa veramente aiutare la ricerca e far star bene, aiutare le persone che stanno male, non solo i calciatori, però grazie a Stefano adesso questa cosa è diventata veramente di dominio pubblico, anche le persone che magari sono meno famose. Beneficenza sì, ma anche spettacolo, che sarà una bella cosa tornare in campo con la maglia della Samp e con tanti compagni del passato, ma anche giocatori di oggi. Io devo ringraziare Marco Nappi perché ha dato la possibilità a me e a tutti gli altri di poter ricalcare ancora una volta questo stadio, di poter salutare i tuoi tifosi sotto la Sud, di vivere emozioni che ormai erano un po' addormentate, però è la causa, è il motivo predominante, quello di poter aiutare le persone che non stanno bene. Sulla Samp la segui, che effetto fa vederla finalmente ai livelli a cui eravamo abituati a vederla l'anno scorso? Guarda, per quanto mi riguarda, io ero forse uno dei pochi a sostenere anche nel girone d'andata che questa squadra aveva i mezzi, i numeri per poter risollevarsi. Quando le cose si sono un attimino sistemate tra infortuni, cose varie, l'arrivo di Pazzini, la squadra era destinata a volare. Lo sta facendo e secondo me non è ancora finita qua, perché ha ancora ampi margini di miglioramento. E magari c'è all'orizzonte un trofeo da conquistare? Questo sarebbe il coronamento di un anno che magari a tanti potrebbe sembrare anonimo, invece è sicuramente una stagione positiva. Se dovesse arrivare la vittoria di un trofeo, penso sarebbe quasi storica, e io dico che da qua alla fine ci sarà ancora da divertirsi. Il trofeo manca da tanto, l'ultima volta eri in campo tu nel 94. Sì, eravamo in campo diversi di noi questa sera e io non vedo l'ora di poter gioire con i tifosi sandoriani per un altro trofeo. Marco, organizzatore di questa serata, finora è andato tutto benissimo e tra qualche ora andrà ancora meglio. Ma io sono già contento così, so che i biglietti stanno andando veramente alla grande. È una festa bellissima dedicata a Gianluca Signorini e per la ricerca di questa brutta malattia che ha colpito tanti giocatori, in particolar modo Stefano Borgonovo. Un derby appunto benefico, ma comunque è bello rivedervi tutti in campo ieri e oggi per questa battaglia. Sì, è bello rivedere giocatori come Mancini e come Ruotolo, Torrente, così rincontrarsi, mangiare qui insieme e tutti uniti per uno scopo molto importante, per questo è la cosa più bella di tutti. Appunto, Genova ha risposto nel migliore dei modi.
Sì, Genoa non avevo dubbi, l'unica cosa che è il dubbio, qualche volta come ho detto ho sognato di entrare allo stadio vuoto, però era veramente un segno che lo stadio sarebbe stato pieno e questo, stasera lo sarà sicuramente.